Benvenuto a tutti. Entriamo subito nel merito. Facciamo un passo indietro agli anni della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, quegli anni cruciali già si avverte la necessità di fare i conti con la Grecia antica. 1943. Elias Canetti osservava: dunque, tu vivi come un accattone delle briciole dei greci. Il tuo spirito è in loro balia. Sei una canna al loro vento. E due anni dopo, nel 1945, ciò che continua a spaventarmi nel pensiero filosofico dei greci è che noi vi siamo ancora completamente rinchiusi. Tutto ciò che vogliamo sembra greco. Tutto ciò che giustifichiamo sembra greco. La dispersione di quanto è stato tramandato ne rende ancora più impressionante l'efficacia. Il nostro mondo ci appare oggi così com'è perché non c'è pensiero veramente nuovo, veramente originale, o ci appare così perché ci sono troppe cose che ci vengono dai greci? Torniamo indietro ad alcune parole pronunciate il 19 gennaio 1942. Quando ci chiedono chi sono i nostri antenati, dobbiamo rispondere i greci. Sembrerebbe una frase simile alle precedenti, ma non lo è. Chi l'ha pronunciata è Adolf Hitler nei suoi discorsi a tavola. Qui il richiamo ai greci è avanzato come titolo di nobiltà, la rivendicazione di un rapporto privilegiato con un mondo eccellente da contrapporre anche in senso razziale agli altri. A monte di questa deriva sta l'idea di una parentela stretta tra greci e tedeschi, sul piano spirituale generale, ma anche linguistico e filosofico. È un'idea che ha attraversato linee salienti della cultura tedesca dalla fine del Settecento al Novecento. Basta pensare a Heidegger. Ma certo non assente anche in altri luoghi della cultura europea, in Francia ma anche in Italia. Sono le ambivalenze di cui è carico il concetto di tradizione. Da una parte può indicare qualcosa che caratterizza il presente come risultato di costruzioni avvenute nel passato, ma dall'altra può essere anche esibito come una sorta di eredità biologica e di titolo di nobiltà e di superiorità. Quest'ultimo senso si annida nella parola radici, come se il passato fosse destinato a trovare pieno sviluppo solo in noi. È chiaro che questa rivendicazione di esclusività di un proprio rapporto privilegiato col passato, rappresentato in questo caso dalla filosofia greca, presuppone una concezione finalistica del cammino della storia e della filosofia dai greci fino a noi. Chi ci libererà dai greci e dai romani? Suonava un verso di un poeta francese all'inizio dell'Ottocento. È possibile dare una risposta positiva a questa domanda liberandoci da questo ingombro? È un dato di fatto che la nostra cultura, non solo quella filosofica, addirittura a volte la nostra vita quotidiana, è intrisa di elementi che rinviano all'antico mondo greco, anche se sovente non ce ne accorgiamo. Basta guardare al vocabolario comune, non sto ad elencarvi la quantità di termini, pensate a quanti dalla stessa mitologia, quanti termini continuiamo ad usare tranquillamente, prometeico, edipico, ermetico, il lessico scientifico, medico e così via. La stessa parola filosofia, usata a tutto spiano per indicare qualunque progetto venga elaborato. Oppure l'appellativo filosofo dato a colui che sa sopportare tranquillamente il dolore. Questa presenza è naturalmente avvertibile proprio nella filosofia quale si è sviluppata in Occidente. Forse è un'illusione credere di poter uscire totalmente e definitivamente da concetti e argomentazioni antiche
annidatisi nelle nostre vene. Questo senso non aveva torto un filosofo importante della tradizione filosofica analitica inglese, Bernard Williams, a dire che il lascito della Grecia alla filosofia occidentale è la filosofia occidentale. Ma se non si tratta di un lascito biologico, come è avvenuto che sia diventato una sorta di luogo comune il dire che noi siamo eredi dei greci e che la filosofia dei greci è uno dei tratti costitutivi della nostra identità europea occidentale? E qui si pone una prima domanda che ci mette in mezzo al titolo di questo nostro incontro, e cioè: la filosofia dei greci è l'unica forma di pensiero? È la forma suprema di pensiero, e attraverso i greci quindi un privilegio nostro? Oppure esistono anche altre forme di pensiero? Questo è il primo interrogativo a cui invito a rispondere ai nostri amici. Chi comincia, Franco? Grazie Beppe, buonasera o buon pomeriggio a tutte e a tutti. Ovviamente la risposta alla questione, che è anche la questione che, diciamo, indicata dal titolo di questo incontro, è una risposta negativa, cioè il pensiero greco, sia nel suo côté propriamente filosofico, sia in quello altrettanto importante per la nostra percezione dell'eredità greca scientifico, mi riferisco alla geometria, basti pensare a Euclide, all'astronomia, a Tolomeo e via dicendo, non è l'unica forma di pensiero. E l'interrogativo che il titolo pone è un interrogativo che ha percorso, suscitando risposte diverse, perfino opposte, la riflessione storiografica, filosofica degli ultimi secoli. E cioè, si può parlare di miracolo greco, di un pensiero filosofico e scientifico che, come Atene, nasce dalla testa di Zeus, perfettamente armato? Oppure si deve riconoscere da una parte un debito nei confronti dei saperi e delle tradizioni dell'area del Mediterraneo, prima di tutto, cioè l'Egitto, la Mesopotamia, perfino il giudaismo, e poi anche nei confronti delle speculazioni persiane o delle tradizioni, per meglio dire, persiane, indiane, cinesi. Le risposte date sono, come dicevo, opposte e in qualche modo tutte giustificate. Il modello della autonomia greca, della totale originalità greca, tanto filosofica quanto scientifica, è il cosiddetto modello ariano, che noi ritroviamo ad esempio in Hegel, nelle lezioni di storia della filosofia di Hegel. Hegel rivendica l'autonomia e l'originalità greca nella filosofia, se non altro perché nei popoli asiatici è assente la condizione fondamentale per la nascita e lo sviluppo del pensiero filosofico, cioè la libertà. E dall'altra, e naturalmente la tesi di Hegel è stata poi ripresa da Edward Seller, e oggi, sia pure in una forma molto mitigata e, come dire, sulla base di una competenza filologica di altissimo livello, viene ripresa per esempio da un importantissimo ellenista storico del pensiero inglese, cioè Gottfried Lloyd, in qualche misura. Lloyd rivendica in qualche modo l'autonomia tanto della filosofia quanto del pensiero greco, e considera gli apporti, che non nega, provenienti dalle culture altre come
come se fossero un materiale, per così dire, su cui poi i greci hanno costruito in maniera autonoma la filosofia e la scienza. Si può fare un esempio tratto dalla scienza, che naturalmente, diciamo, rivendicare l'autonomia dei greci non comporta un giudizio valutativo sulla superiorità dei greci. Questo deve essere molto chiaro, anche sul piano disciplinare. Si pensi, ad esempio, alla geometria. Una delle più note, che tutti noi conosciamo, scoperte della geometria greca è il celebre teorema di Pitagora, che sia o meno pitagorico, cioè riconducibile alla figura di Pitagora. Esistono, noi lo sappiamo, molte dimostrazioni diverse tra di loro nei testi che conosciamo, cominciare da Euclide, ma anche prima di Euclide e via dicendo. Ora, ci sono delle tavolette babilonesi risalenti addirittura alla metà del secondo millennio avanti Cristo, che riportano 15 linee di terne pitagoriche. Terne pitagoriche sono le sequenze di tre numeri, come sono 3, 4 e 5, in cui la somma del quadrato dei primi due è uguale al quadrato del terzo numero. Ora, ho detto che la prima terna è 3, 4, 5, la seconda è 5, 12, 13, ma poi, man mano che si cresce, le terne successive comportano numeri altissimi. Ebbene, questo cosa significa? Che i babilonesi avevano una conoscenza, diciamo, elevatissima, che richiedeva la conoscenza di numeri elevatissimi, e tuttavia non c'è nessun testo che riporti la dimostrazione del teorema di Pitagora, mentre in Grecia ne abbiamo tantissime. Questo già dà l'idea di un differente approccio, e questo vale, per esempio, ma magari se avrò più tempo lo dirò nel secondo intervento, nel caso dell'astronomia, perché è vero che ugualmente l'astronomia babilonese presenta una quantità di dati e una precisione di dati, è un'astronomia di tipo computazionale straordinaria, ma manca completamente un modello geometrico cinematico del movimento dei pianeti, che invece è comune nell'astronomia greca. L'altra possibile risposta è... Ho parlato del modello ariano, che è il modello dell'unicità unicità greca, e c'è dall'altra parte il modello cosiddetto, cioè che si fonda, diciamo, sulla dipendenza della cultura greca, sulla presenza di forti analogie tra la speculazione greca, diciamo, dei secoli VI, V secolo, sostanzialmente la nascita della filosofia, o se volete della fisiologia, e dell'indagine naturalistica, la cosiddetta perifusios historia, che ha coinvolto i presocratici. Ebbene, questo modello è il modello antico, perché gli antichi, Platone ad esempio, senza dubbio, in qualche misura anche Aristotele nel primo libro della Metafisica, e poi certamente i platonici di epoca imperiale costruiscono l'idea di una tradizione a cui loro appartengono e che affonda le sue radici in Oriente, in Egitto, per esempio, in Babilonia, e talora addirittura anche in India. Questo vale in qualche modo nel caso di Plotino. E si è arrivati, penso ad un importante dotto tedesco dell'Ottocento, August Gladisch, che tra l'altro ha avuto una vicenda accademica relativamente sfortunata, perché è rimasto per tutta la vita direttore di ginnasio. Gladisch, pur non conoscendo a fondo le lingue orientali, il babilonese, il persiano e poi il cinese, via dicendo, in taluni casi non conoscendoli affatto, aveva proposto un'idea che è stata ripresa, mitigata in qualche modo, ma è stata ripresa da un grandissimo filologo contemporaneo, che è Martin West.
E cioè l'idea non solo di una forte analogia tra le grandi tradizioni orientali e il pensiero filosofico scientifico greco, ma per certi versi addirittura di un'identità. Lui vede radici cinesi nella matematica pitagorica, anzi arriva a dire che la matematica pitagorica è cinese, a sostenere che la fonte di Empedocle è egiziana o addirittura persiana. Ma la cosa più interessante è che in questo senso è la sua tesi è ripresa anche da Martin West, è che la stessa filosofia di Parmenide avrebbe radici o presenterebbe fortissime analogie con il pensiero indiano, con testi che circolavano nello stesso periodo in India. Addirittura voi sapete che la città di Elea è fondata dai focesi, i quali sono emigranti proprio dalla parte est del Mediterraneo. Ebbene, secondo West e prima di lui secondo Gladish, la concezione dell'essere parmenideo, la contrapposizione tra l'essere e il non essere con cui si apre il poema di Parmenide alla fine del proemio e all'inizio del secondo frammento, in cui si parla dei celebri di odoi di Zesios, le vie, i sentieri della ricerca, l'una che è e che è necessario che sia, l'altra che non è. Ora, secondo West, tutto ciò non ha nulla a che fare, come si è spesso creduto, con la logica deduttiva, col principio di non contraddizione, ma sarebbe una sorta di intuizione mistica, molto simile a quella che permea i testi, ad esempio, contemporanei indiani. E concludo questo mio primo intervento facendo riferimento al frammento 3 di Parmenide, che è molto celebre, che è stato oggetto di interpretazioni diverse lungo tutto il corso della filosofia antica. È citato da Clemente di Alessandria, ma viene utilizzato sistematicamente da Plotino ed è considerato una sorta di marchio di fabbrica di Parmenide, no? Si dice che togar autono ein estite kai einai, cioè lo stesso è il noein, cioè il pensare, l'intuire, e einai, l'essere. Ora, secondo West, questa identità è simile, se non addirittura identica, a quella tra il soffio vitale che dà vita all'individuo e il respiro cosmico che noi ritroviamo nei testi indiani. Quindi, come vedete, un interrogativo come quello che ci è stato proposto presenta argomenti, soluzioni diverse che possono in qualche modo essere corroborate da argomenti che hanno una certa efficacia, e evidentemente una soluzione a questo interrogativo è estremamente difficile e comporta probabilmente, diciamo così, un margine di arbitrarietà. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Con Franco abbiamo conversazione da tanto tempo, ci sono degli argomenti su cui divergiamo anche abbastanza animatamente, non su questo rende più difficile la conversazione, perché mi verrebbe da dire che ha già spiegato tutto in un modo assolutamente perfetto, esauriente, Franco, con questo breve intervento, e mi vorrei limitare, come dire, ad approfondire alcuni degli spunti che lui in questo momento ha sollevato per mostrare, come dire, l'importanza di un problema apparentemente marginale, perché poi tutto sommato stiamo parlando delle eventuali relazioni tra una serie di personaggi abbastanza bizzarri che per noi sono importantissimi, appunto non si sa bene perché, e, come dire, l'ambiente limitrofo, cioè di questi cosiddetti pensatori presocratici che sono vissuti sulle coste dell'Asia Minore. Non sembra un problema così stringente e così importante.
dal punto di vista appunto specifico, concreto, penso che Franco abbia perfettamente esposto i termini del problema, cioè per lungo tempo, ed è interessante, poi si capirà perché, si è coltivata questa idea di una specificità greca che non è neanche quello del mito ariano, perché il mito ariano vuol dire comunque l'idea di questo popolo ariano indoeuropeo che terrebbe insieme la Grecia e l'India, quindi un disegno molto più articolato, proprio l'idea del miracolo greco, come dicevano entrambi i relatori prima, cioè l'idea in qualche modo della partenogenesi, cioè che la filosofia nasce dalla testa di Zeus, come diceva, mi sembra, Franco, come dire, già armata, ed è una cosa totalmente greca e poi diventerà magari romana e poi diventerà europea, ma è qualcosa di assolutamente indipendente rispetto al contesto in cui si sviluppa. E questa è una tesi chiaramente insostenibile da un punto di vista storico-filosofico, cioè l'idea che qualche cosa possa nascere dal nulla. E infatti, come Franco adesso ha mostrato con grande dovizia di argomenti, potremmo, ad esempio, West in quel libro bellissimo parlava anche a lungo di Eraclito, potendo vedere che anche in molte delle famose dottrine di Eraclito potrebbero essere facilmente ricondotte a un ambiente iranico, per dire, quindi persiano. Allora effettivamente da questo punto di vista possiamo fare un passo in avanti rispetto a quel mito di fondazione europea occidentale della Grecia indipendente, no? Del miracolo greco di Renan che arriva al Partenone e dice: non posso spiegarmi questa cosa, è un miracolo, è qualcosa che non ha, come dire, una spiegazione di origine nazionale o storica. Invece noi siamo perfettamente in grado di farlo, perché invece se uno si mette con quel poco di conoscenze che abbiamo, perché poi già sappiamo poco noi, perché studiando il greco e il latino non studiamo le lingue del vicino oriente, ma poi comunque si sa poco, comunque siamo in grado di dimostrare che in realtà ci sono molte più relazioni tra queste colonie greche che si trovano sulle coste dell'Asia Minore e quel contesto culturale, politico, economico, e quindi c'è una comunicazione economica, politica, culturale e quindi anche filosofica, e molte delle stesse idee che troviamo nei nostri pensatori filosofici, nei nostri presocratici, in realtà possono essere messe a confronto o in qualche modo ricondotte a teorie che in qualche modo si sviluppavano in altri ambienti culturali. Su questo torno dopo. Quello che vorrei adesso iniziare a sottolineare è perché questa cosa è così importante, perché appunto sembra, come dire, stiamo entrando in un campo che sembra di pura erudizione, no? Le relazioni tra Eraclito e il pensiero iranico, il pensiero persiano, sembrano dei temi assolutamente... Non si capisce perché siete tutti qua, per sapere se Eraclito la teoria del fuoco dipendesse dalle teorie appunto degli alti piani iranici. Perché in realtà c'è un motivo molto importante, che è quello che in qualche modo abbiamo già in qualche modo evocato, seppur velocemente, cioè che cosa c'è in ballo qui? In questo problema apparentemente specifico c'è in ballo una cosa fondamentale, decisiva importanza, ed è per questo che ripetutamente si torna a parlare di questo problema. Quando noi pensiamo alla nostra identità, cioè la nostra identità, la nostra tradizione, la cosiddetta tradizione europea occidentale, diciamo: ok, che cos'è questa cosa? A parte, come dire, se uno geograficamente non è chiaro che cosa ne faccia parte, storicamente non è chiaro, cronologicamente non è chiaro quando inizia e quando finisca, è tutto confuso, però almeno dal punto di vista dei contenuti, no? Che cos'è questa tradizione europea occidentale? Che cos'è che la caratterizza? Cos'è che la distingue dalle altre civiltà? Quella indiana, quella araba, quella cinese? La risposta è sempre la stessa, cioè quello che caratterizza la tradizione europea occidentale è in qualche modo la centralità del logos, della razionalità. L'Europa, l'Occidente è la civiltà razionale, è la civiltà che ha messo la razionalità al centro di tutto. E questo la distingue dall'indiano mistico, dal cinese pragmatico, dall'arabo sentimentale. Allora, a parte che è una costruzione ideologica clamorosa, ma vi rendete conto dov'è che nasce tutto questo discorso? Nasce esattamente nella filosofia dei greci, quindi sostanzialmente in questa filosofia presocratica. Quindi quando cerchiamo, perché continuiamo a tornare a indagare questo problema delle origini della filosofia? Perché in qualche modo è un tentativo di fare i conti con la nostra identità, con la nostra tradizione. E allora vi rendete conto che la potenza, diciamo il potenziale politico-ideologico della tesi di Renan, di cui abbiamo parlato prima, perché la tesi del miracolo greco è un modo, diciamo, molto ideologico di, come dire, proteggere l'Europa dai suoi confini, proteggere i confini dell'Europa. Noi siamo questo, noi siamo la civiltà del Logos, è questo che ci distingue da tutti gli altri. E la filosofia, l'Europa è nata lì, su quelle coste, ma non ha niente a che vedere con gli altri, siamo un'altra cosa, noi siamo quelli che hanno messo la ragione al centro di tutto. E chiaramente è una tesi forzata.
anche perché vi rendete conto che sostanzialmente noi stiamo costruendo la nostra identità europea occidentale in negativo. Noi non sappiamo bene cosa stiamo facendo, ma sappiamo che non siamo come gli altri. E infatti il titolo è abbastanza esemplare, no? Filosofia greca, quindi è una cosa molto precisa. Siamo perfettamente in grado di circoscrivere, e sapienza orientale, cioè tutto, no? Può essere appunto il geometra babilonese, ma può essere il saggio cinese, cioè qualunque cosa, perché appunto è quello che non siamo noi. Quindi questa opposizione che va avanti da lungo tempo e che in qualche modo adesso, grazie anche a questo festival che proprio di questo sta parlando, stiamo rimettendo in discussione. Quindi ecco perché mi sembra così interessante, così importante tornare a questo problema e cercare in qualche modo di analizzarlo, perché poi le teorie sono, le possibilità sono in qualche modo quelle che evocava già Franco, cioè da un lato questo modello di una certa indipendenza e dall'altro invece l'idea, il modello, comunque il modello ariano oppure il modello egizio, che è già forte nell'antichità e che curiosamente anche questo è un fatto interessante. Se uno guarda la storia, diciamo, delle letture, delle interpretazioni dei presocratici, effettivamente uno osserva che questo modello cosiddetto ariano, o comunque un modello che tende a sottolineare con forza l'autonomia del pensiero greco, della filosofia greca rispetto alle culture, diciamo, medio orientali, vicino orientali, è un modello molto forte a partire da quando? Guarda caso, a partire dall'Ottocento. E non è un caso, cioè nel momento in cui l'Europa diventa una potenza coloniale, in quel momento cerca anche, come dire, di costruire una specie di genealogia che la protegga. Se uno invece guarda nel passato, guarda per i millenni, no? Qui c'è un bellissimo libro proprio di Giuseppe Cambiano sul pensiero greco, l'identità, vede che, come dire, dall'antichità in poi, a parte pochissime eccezioni, la linea maggioritaria è l'altra. Cioè quella, come dire, di un riconoscimento, di una relazione porosa tra Occidente e Oriente, che non ha quasi senso, perché si riconosce l'importanza, la sapienza, il contributo delle tradizioni orientali sullo sviluppo del mondo greco. E questa cosa a un certo punto cade in, come dire, viene fatta cadere, si sviluppano altre teorie, e questo è interessante perché uno vede come anche gli studiosi apparentemente più distaccati, apparentemente più neutrali, in realtà poi fanno sempre parte della società in cui vivono e in qualche modo forse ne risentono. Quale sia la risposta giusta è difficile dirlo, anche probabilmente non esiste una risposta giusta, è un tema molto articolato e complesso, però almeno deve essere chiaro, e questo forse è l'obiettivo principale per l'incontro di oggi, che sia chiaro appunto che cosa è in gioco qua dentro. Ed è in gioco qualcosa di importante, ed è per questo che tutti ripetutamente tornano su questo problema e siamo sempre lì a parlare di Eraclito, di Anassimandro, di Talete, di capire cosa hanno fatto. Sostanzialmente qual è la domanda poi? Perché poi stiamo girando intorno a questo problema da tante prospettive senza mai riuscire a risolverlo. Tanto non ci riusciamo, fortunatamente, così ci troviamo a fare un festival fra qualche anno di nuovo. Il problema poi qual è? Se noi vogliamo capire, se dobbiamo capire questo problema per poter affrontare i problemi più importanti, cioè quello appunto dell'identità europea, della nostra tradizione, in un momento in cui tra l'altro è messa in discussione anche abbastanza vivacemente, il problema è anche poi capire, ok, noi siamo la civiltà del Logos, quindi siamo la civiltà che ha messo la filosofia, che nasce con la filosofia. La domanda che ci si potrebbe porre per cercare di affrontare questo problema e poi è: ma che cos'è la filosofia? Perché questo non lo sa nessuno. Cioè ci sono, come dire, prendete 10 filosofi, vi danno 12 risposte su cosa sia la filosofia. E allora questo è interessante, perché di fatto il problema si sta complicando sempre di più, ma complicandosi diventa anche interessante e importante. Perché se non sappiamo che cos'è la filosofia, come possiamo discutere degli eventuali influenze delle civiltà del vicino Oriente sul pensiero greco? E questo è il punto fondamentale, ma se non sappiamo cos'è la filosofia, come facciamo a dire che noi siamo la civiltà del Logos? Quindi diciamo che questo è un punto su cui forse dopo converrà tornare, ma non voglio parlare troppo. Se posso fare una piccola chiosa a quanto avete detto voi, una cosa che mi ha colpito sempre è che l'idea che la filosofia sia un fenomeno esclusivamente greco è un'idea relativamente recente. A parte la parentesi di Roma, sono i romani a riconoscere per primi che la filosofia è qualcosa di specificamente greco, di cui loro si appropriano, Lucrezio, Cicerone, Seneca. Ma l'idea che
la filosofia è nell'Europa moderna, l'idea che la filosofia sia qualcosa di esclusivamente greco emerge soltanto, credo, all'inizio del Settecento. E alle spalle di questo c'è il fenomeno delle guerre di religione. È durante le guerre di religione che nasce l'idea della libertas philosophandi, della necessità che la filosofia sia libera, non vincolata e condizionata da queste lotte religiose. Ed ecco che allora si vede come contrassegno della filosofia appunto la libertà. E qui si matura l'idea che la libertà è condizione essenziale per la nascita della filosofia. L'ho trovata questa idea non solo in Germania, ma anche nel nostro Vico. Un aspetto del pensiero di Vico che non è mai stato, credo, sottolineato abbastanza. Ben prima di Hegel. Però è un episodio relativamente recente, come voi vedete, che poi nell'Ottocento si accentua, come avete messo in luce voi, con la deriva nazionalistica e col colonialismo. È chiaro che col colonialismo diventa un connotato di identità che serve a tracciare linee di superiorità, quindi di legittimare il dominio. E lo stesso per il nazionalismo, perché ogni nazione europea rivendica un legame privilegiato con la Grecia antica. Noi pensiamo alla Germania dove il fenomeno è macroscopico, ma la stessa cosa avviene in Francia. Una figura come Renan a cui si deve la nozione di miracolo greco è emblematica, ma anche in Italia. In Italia quando si costruisce il mito della cosiddetta sapienza italica, per cui Pitagora va in Italia meridionale perché lì trova già una sapienza. E questo per legittimare quindi una posizione privilegiata dell'Italia. Quindi sono fenomeni questi che alla ricerca di identità che hanno dei risvolti estremamente pericolosi, hanno dei risvolti, la nozione di identità, come sappiamo tutti, è importante ma è anche estremamente pericolosa quando si traduce nel tracciare linee, confini, eccetera. E nasce allora qui una seconda domanda, ma l'unica forma di pensiero legittima che può vantare crismi di superiorità è la filosofia, quale si è sviluppata in Grecia e quale noi abbiamo ereditato e continuato a sviluppare? Oppure esistono anche forme di pensiero altrettanto legittime anche in Grecia, anche fuori della Grecia, scusate? In genere noi pensiamo, dico ancora una piccola cosa, poi vi cedo subito. Noi pensiamo a un connotato tipico della filosofia greca, il pluralismo, quante correnti filosofiche, no? In competizione tra loro. Un pluralismo competitivo è tipico, peculiare della Grecia antica, della filosofia antica. E poi ritorna in età moderna anche. Ma pluralismo c'è anche nel pensiero antico indiano e cinese. Non è che hanno un'unica forma di pensiero. Quindi, se vogliamo trovare nel pluralismo il tratto distintivo, dobbiamo stare ben attenti perché pluralismo c'è anche altrove. Non solo, quel che è peculiare della tradizione occidentale nostra è il pluralismo linguistico. Ecco. La filosofia in Occidente si è espressa in una quantità di lingue e questa quantità di lingue ha comportato l'esigenza di capire chi parla un'altra lingua e quindi è una, come dire, un orizzonte di apertura costitutivo che quindi riguarda non soltanto le lingue europee ma la necessità di capire il pensiero quale si esprime anche in lingue extraeuropee. In India, Cina in primis. Perché dico India, Cina? Perché c'è una cospicua letteratura scritta di pensiero anche in queste culture. Cospicua, dico, non sono pochi testi, sono innumerevoli testi. Non so cosa pensate voi a questo proposito. Mauro, inizio, invertiamo. Sì,
è una domanda, è la domanda centrale naturalmente, che si riallaccia alla discussione che stavamo già affrontando prima. Da un certo punto di vista potremmo cercare di offrire un tentativo di risposta circoscrivendola, perché chiaramente se la domanda è: esistono delle forme di pensiero oltre alla filosofia greca, è evidente che la risposta è sì, perché va bene essere razzisti, almeno concedergli che pensano questi altri, sì. Il problema infatti non è quello, di solito il problema è più specificamente se, come dire, possiamo confrontare queste forme di pensiero a altre, di queste altre civiltà, ad esempio quella cinese o quella indiana, con la filosofia, perché effettivamente una tesi che viene spesso ripetuta è che la filosofia è parola greca, è concetto greco e quindi non si capisce, a parte il fatto che noi la usiamo, come diceva prima Beppe Cambiano, qualunque cosa, filosofia della montagna, filosofia del cibo, quindi perché non usarla per gli indiani? Comunque uno seriamente uno dice: è una parola greca, è un concetto greco che rappresenta una realtà greca, non si capisce perché si debba estendere indiscriminatamente per parlare di una filosofia indiana e una filosofia cinese. Avranno le loro tradizioni di pensiero che non sono le nostre. Questo, diciamo, è il problema più concreto. E la domanda appunto era quella di prima, no? Ma che cos'è la filosofia? Cosa vuol dire filosofia? E abbiamo già in qualche modo cercato di porre alcuni punti caratterizzanti. Ad esempio Franco ha detto molto bene prima, c'è una teoria importante che è quella di Hegel, ma anche di Jean-Pierre Vernant, cioè che la filosofia nasce in Grecia perché in qualche modo nasce in un contesto in cui politico è libero, no? Cioè la filosofia nasce e può nascere solo in Grecia, perché solo in Grecia a un certo punto si pongono delle condizioni, per così dire, politiche e culturali che permettono lo sviluppo di questa forma di sapere critico. Aggiungiamo l'aggettivo. Appunto, la forma dell'avvento della politica, della polis, della democrazia, produce, come dire, pone le condizioni perché si sviluppi questo sapere. Nelle grandi civiltà del tempo, le grandi civiltà siro-babilonesi, poi persiane, c'è un sistema di potere tale per cui questo sviluppo di un sapere critico in qualche modo non è favorito. E allora ecco che uno potrebbe dire che effettivamente quello che rende veramente specifica la filosofia greca, nel confronto con le altre tradizioni, diciamo, contemporanee del VI, VII, V secolo avanti Cristo, è in qualche modo lo sviluppo di questo sapere critico e argomentativo. Allora a questo punto uno può iniziare a discutere più nel dettaglio, cioè uno effettivamente potrebbe sostenere che, appunto, non è che questi stessero da soli, non è che Eraclito si preoccupasse solo di Anassimandro e Anassimandro si preoccupasse solo del suo maestro, diciamo maestro, di Talete. In realtà, come dire, molte delle informazioni, degli spunti, delle dottrine arrivano a questi pensatori da queste altre civiltà che da molti punti di vista sono più avanzati. Franco l'ha detto benissimo, no? Cioè, avevano delle conoscenze di carattere astronomico superiori a quelle dei greci. E queste sono informazioni che in qualche modo passano, perché con i commerci, con gli scambi, insomma, vivono lì, si parleranno, si comunicheranno le cose. Quindi effettivamente interessante vedere come molte delle dottrine che noi attribuiamo a Eraclito e Anassimandro si ritrovano anche appunto in tradizioni non greche. E questo chiaramente significa che c'era uno scambio. Il punto determinante, caratterizzante del pensiero greco, potremmo dire, è che, come dire, è la fondazione di queste dottrine, di queste teorie, di queste idee, di questo tentativo di fare ordine nel mondo, di capire chi siamo e che cos'è il mondo. Perché da un lato c'è, potremmo dire, in parallelo lo scontro, uno scontro, un confronto, una tensione tra la tradizione appunto filosofica greca e la tradizione mitico-religiosa greca, che di nuovo influenza pesantemente la filosofia, ma da cui la filosofia in qualche modo si emancipa criticamente. Questo lo troviamo in Aristotele, cioè Omero l'aveva già detto che in qualche modo nasceva tutto dall'acqua, che è la famosa teoria con cui nascerebbe la filosofia, no? Al principio di tutte le cose l'acqua. La differenza quindi non è l'idea, no? C'è già, e la ripotiamo trovare benissimo nelle civiltà appunto babilonesi, nelle civiltà della Mesopotamia, perché lì lo vedete, cioè si vede che l'acqua viene, la terra viene fuori dall'acqua, è una cosa che uno vede lì, tra l'altro non vede sul mare, se ci pensate, che la vita, che, come dire, che tutta la vita si sviluppa da un fiume, non dal mare, dove proprio notoriamente non viene fuori niente. Quindi dal punto di vista del contenuto uno può benissimo vedere che queste tradizioni o orientali, vicino orientali o mitico-religiose offrono del materiale. La differenza qual è? La differenza è che Talete cerca di argomentare, cerca di spiegare,
è così per questo e quest'altro motivo. E Anassimandro gli risponde: no, non è l'acqua, è l'infinito il principio, perché se no è il perché che fa la differenza, e che effettivamente potrebbe segnare uno scatto rispetto alle altre tradizioni di pensiero, che da questo punto di vista sono meno interessate. Questa, ad esempio, è l'interpretazione, è un testo interessantissimo da leggere oggi, della conferenza, di famosa conferenza di Vienna di Edmund Husserl nel 1935. Cioè, se voi leggete quel testo, un testo illuminante, perché lui dice: dobbiamo riflettere sulla crisi d'Europa, appunto, perché c'era un signore che continuava a ripetere che i greci erano loro, che era Hitler, che continuava a dire: Germania, Grecia e lì l'Europa. Okay. E Husserl le dice: ok, bisogna discutere di questo problema, bisogna cercare di far chiarezza, perché effettivamente noi veniamo da lì, questo è un dato di fatto, e bisogna capire cosa vuol dire. E appunto noi siamo questa storia della filosofia, questo voler chiedere conto, cioè voler capire quello che Husserl chiamerà la teoria in quel discorso. Va bene? È lì che in qualche modo nasce qualcosa di importante, è il momento in cui tu chiedi perché le cose sono così, perché mi hai detto così, perché nasce dall'acqua. Perché dovrei credere, no? Il sapere critico, il sapere argomentativo, e questa è la filosofia, che sicuramente è, come dire, è l'inizio di un lungo percorso. Husserl, in quel discorso, che è un discorso interessantissimo, nel 1935, quindi siamo in anni, diciamo, caldi, se ne esce con dei commenti che letti oggi sono abbastanza, diciamo, problematici, perché lui dice, naturalmente, pensano gli indiani. Sono i greci che pensano, perché si chiedono perché, gli indiani, i babilonesi fanno i calcoli e noi, cioè noi gli europei, fanno il perché. Questa è la tesi più problematica. In realtà, diciamo, è interessante perché citavo quel passo. Intanto perché Husserl sta facendo una cosa interessante che varrebbe bene anche per noi oggi, perché lui sta reagendo queste pagine che sembrano così problematiche. In realtà lui sta reagendo sotto traccia esattamente contro il razzismo, il nazionalismo, e sta dicendo, come dire, il problema qui non è chi ha fatto che cosa. Quindi il problema non è rivendicare questa superiorità di questa linea che dai greci, dai tedeschi, ci porta ai greci, ci porta agli ariani. Dice una frase bellissima: non esiste la biologia dei popoli, esiste soltanto chi vuole usare la ragione e chi non la vuole usare, chi fa progredire la ragione e chi non la fa progredire, chi ha fiducia. Questo invece è Leonardo Sciascia, nella ragione, chi non ha fiducia. E questa distinzione tra chi ha fiducia e chi non ha fiducia è diffusa in tutte le società, in tutte le civiltà. E allora, se uno pone la filosofia in questi termini, a questo punto può tornare a quello che dicevano prima appunto Giuseppe Cambiani e Franco Ferrari. Sostanzialmente uno può dire, da un certo punto di vista storico, uno può distinguere, può vedere che effettivamente, come dire, in quelle tradizioni dominate, diciamo, da una componente religiosa del Vicino Oriente, hanno esercitato un potente stimolo verso questi pensatori, che però poi hanno preso una strada loro autonoma. Ma questo non significa che non esistano delle forme di pensiero critiche, argomentative, anche in altre società, in India, perché ad esempio in India c'è un sistema di pensiero materialista, logico, formale, assolutamente interessante, delle riflessioni sul concetto di individuo assolutamente interessanti, che vanno in parallelo e che in quanto tali possono essere prese in considerazione. Appunto perché la distinzione non è noi contro loro, ma è tra chi ha fiducia nella ragione, quindi in questa idea di, in questo tentativo di fare ordine nel mondo usando la nostra ragione, chi invece si affida ad altri principi, ad esempio alla rivelazione religiosa. E questa cosa, la ripeto, me l'ha detta molto meglio prima Giuseppe Cambiani, è anche in Europa, è sempre stata, ed è anche adesso, tra parentesi, visto che, come dire, non è che ci gloriamo di essere la civiltà del Logos, ma mi sembra che viviamo in una società in cui il razionalismo domina incontrastato molto spesso nel dibattito pubblico. Quindi, come vedete, come dire, le possibilità di confronto sono molto maggiori di quelle che si ripensa. Però sì, io provo a dire qualcosa sul solco, nel solco che ha indicato Mauro, cioè nella prima parte siamo stati tutti d'accordo nel richiamare una continuità tra le culture, le tradizioni, perfino le mitologie barbare, straniere, e quelle, e diciamo il contenuto del pensiero filosofico, scientifico greco, perché indubbiamente c'è questo aspetto. Ora Mauro giustamente rivendica una parziale
elemento che caratterizza la filosofia, anche se naturalmente la filosofia, come giustamente si è detto, non è solo greca. Io voglio provare a proporvi un esempio che segnala il riutilizzo di materiale e tuttavia la trasposizione di questo materiale in un nuovo orizzonte. Pensiamo a una delle più celebri, anche se non più diffuse, concezioni del pensiero greco, cioè la dottrina o la teoria dell'immortalità dell'anima, che è molto meno diffusa di quanto noi crediamo, però indubbiamente è presente in qualche forma in Platone, nel pitagorismo, e poi viene riattivata massicciamente nella tradizione neoplatonica e in qualche misura anche naturalmente nel cristianesimo. Ora, questa dottrina viene, dalle nostre testimonianze, l'origine di questa dottrina viene collocata in Egitto o in Oriente. Ad esempio Erodoto, nel secondo libro delle storie, che è il libro dedicato all'Egitto, dice espressamente, cito: gli egiziani dicono che Demetra e Dioniso sono i signori del mondo sotterraneo, sono i primi ad aver enunciato la dottrina, il logos, secondo cui la psyche anthropu, cioè l'anima dell'uomo, è immortale, athanatos. Poi dice questa dottrina, e poi descrive il processo di trasmigrazione, per cui l'anima dell'uomo, morto un corpo, si incarna in un altro, è la celebre concezione della metempsicosi, alla quale tutti siamo in qualche modo familiari, con la quale siamo tutti familiari. E dottrine analoghe, concezioni analoghe, noi le ritroviamo anche in India, negli Upanishad, ad esempio, cioè l'idea di una trasmigrazione delle anime, di una comune appartenenza di ogni vivente ad un'unica specie, eccetera, eccetera. Sono le dottrine che recepite dagli orfici o dai pitagorici vengono poi utilizzate ad esempio da Platone. Tra l'altro Erodoto, in maniera anche curiosa e bizzarra, dice: queste dottrine, questa dottrina che ha origine in Egitto, è poi ripresa da alcuni greci, ma io non vi dirò i nomi di questi greci, ma è chiaro che pensa ai pitagorici, non c'è alcun dubbio. Ora, questa idea per cui l'anima è qualcosa di puro, appartiene alla dimensione di purezza ed è un'entità eterogenea rispetto al corpo, noi la ritroviamo espressamente, diciamo, attraverso un espresso, esplicito richiamo alla tradizione orfico-pitagorica nel Fedone di Platone. Ma Platone opera un significativo processo di trasposizione, ed è appunto secondo me la categoria fondamentale, perché il tema della purezza, che in questa tradizione che il grande ellenista Eric Dodds chiamava il conglomerato ereditario, no? Questa tradizione che appartiene alla dimensione religiosa, rituale, per cui l'iniziato deve purificarsi prima di entrare in contatto con la dimensione divina, eccetera, eccetera. Bene, il tema della purezza in Platone assume un significato che ormai è solo filosofico, perché è un connotato, l'essere kataros, l'essere puro, è un connotato che appartiene agli oggetti della conoscenza autentica, cioè le idee. Le idee sono pure, incontaminate, ingenerate, incorruttibili, ma hanno proprio il connotato, come dire, iniziatico della purezza, ma deve appartenere anche all'anima che esercita la conoscenza. Ci stabilisce dunque una sorta di affinità, di comunanza, Platone la chiama syngeneia, tra la purezza dell'anima. Purezza dell'anima non ha più nulla di rituale, ma appartiene alla dimensione dell'epistemologia, cioè di un'anima che riesce in se stessa
senza farsi influenzare dalle istanze, per così dire, esterne, per venire alla conoscenza di ciò che è puro, cioè il mondo delle idee. Ora, questo mi sembra un fenomeno che io credo che si possa ritrovare in numerose costellazioni, si possono menzionare numerosi esempi, in cui certamente il pensiero filosofico, poi appunto diceva Mauro Bonazzi, che cos'è filosofia, dove nasce? Filosofia è per la nostra tradizione anche manualistica, che ha origini nobilissimi, perché deriva da Hegel e prima ancora da Aristotele, inizia con Talete, per le ragioni anche espresse da Mauro. Ma possiamo parlare di filosofia? Aristotele dice sì che Talete è il primo, però aggiunge, non dice il primo filosofo, ma dice il primo archegetes, l'inventore, toiautes filosofias, di questo genere, di questa specie di filosofia, che poi è, in questo caso, la ricerca delle cause, cioè l'eziologia. Quindi l'indagine di Talete, di Anassimandro, a cui faceva riferimento Mauro Bonazzi, appartiene certamente a questa sfera, ma è l'unica filosofia? No, perché c'è un tipo di filosofia diversa. Allora, forse uno potrebbe dire, è vero che è l'autore di cui io mi occupo, quindi posso avere un pregiudizio positivo, che l'atto di nascita autentico della filosofia, come noi la concepiamo, si trova nei dialoghi di Platone. Certo, ci sono delle prefigurazioni precedenti. Ecco, un'ultima considerazione, rapporto filosofia-libertà o filosofia-democrazia. È vero, è giusto quello che diceva Mauro Bonazzi, giustissimo. C'è una tradizione che legittimamente, diceva anche peraltro Beppe Cambiano, individua nella libertà e per certi aspetti nella democrazia una condizione di possibilità della origine della filosofia, perché il dialogo, diciamo l'assenza di prospettive politiche dogmatiche, la possibilità di confrontarsi, sono condizioni fondamentali. Quindi sostenere che la filosofia, come lo intendiamo, nasce nelle coste dell'Asia Minore, a Mileto, anche perché ci creano le condizioni migliori e poi si sviluppa ad Atene, patria della democrazia, va benissimo, è giusto, giustissimo. Però curiosamente bisogna constatare che i due più grandi filosofi greci sono acerrimi nemici della democrazia. Tanto Platone, in maniera molto più enfatica, ma certamente anche Aristotele, non sono degli ammiratori della democrazia. Quindi questo aspetto è bizzarro, curioso, ma credo che debba essere tenuto in considerazione.